Ciao dal vostro ukulele coach, quinto appuntamento con giri armonici. Oggi impareremo il giro di Sol a tempo di valzer. Se non lo avete già fatto, scaricatevi il PDF gratuito che trovate qui sotto in descrizione con tutti e 12 i giri armonici. Prima di andare avanti, però, rispondo a un paio di domande che spesso mi avete fatto, e cioè: i giri armonici hanno per forza questa stessa sequenza che io vi presento ogni volta, cioè primo grado, sesto grado, secondo grado e quinto grado, per forza questa stessa sequenza? Seconda domanda: se sì, perché? Risposta alle due domande. Allora, risposta alla prima, quindi è no, nel senso non ha per forza questa stessa sequenza di accordi e non per forza quegli accordi un giro armonico. Prendiamo l'esempio del giro di Do. Il giro di Do è fatto da Do maggiore, La minore, Re minore e Sol settimo. In realtà io potrei sostituire alcuni accordi di questi. Un altro modo per fare un giro di Do, ed è sempre un giro di Do, un giro armonico di Do, è per esempio Do maggiore, La minore, Fa e Sol senza la settima, che questo è un giro usatissimo per esempio per moltissime canzoni. È il classico giro pop usato nella musica pop e non solo. Per esempio, Stand By Me ha questo giro armonico, Every Breath You Take, e sono intercambiabili, e non per forza va alla settima. Quindi da qua nasce l'esigenza di rispondere all'altra domanda. E allora, quindi, perché io, come tanti altri, proponiamo, il giro armonico fatto in questo modo? Allora, è un'origine pratica, diciamo, sta cosa qua, che credo derivi dalla chitarra, nel senso il primo giro armonico che uno impara a volte con la chitarra, ma questa cosa vale anche per l'ukulele, è per un discorso di praticità. Quindi le prime volte che uno va a fare un giro armonico, se dovesse passare dal Do maggiore alla minore e poi al Fa e poi dal Fa al Sol, si ritroverebbe un passaggio molto difficoltoso proprio a livello pratico. Per un principiante risulterebbe piuttosto difficile, mentre il passaggio da Re minore a Sol settimo risulta facile. Se il Sol lo facciamo diventare settimo, risulta molto più facile, specialmente con la chitarra, ma anche con l'ukulele, e ora vi farò vedere perché. Se facciamo un Do, quindi abbiamo comodo il passaggio sul La minore, abbiamo comodo il passaggio sul Re perché terremo giù questo dito e lo mettiamo giù, e poi il passaggio sul Sol settimo, diciamo che il dito qua rimane giù e arriva qua comodamente. Se dovessimo fare invece l'altro giro, quindi Do, La minore, Fa, fin qui andrebbe bene, poi il passaggio da Fa a Sol mi risulterebbe piuttosto complicato, specialmente per un principiante. Sulla chitarra è ancora peggio, diciamo, questo passaggio. Quindi da lì è nata l'esigenza di fare il giro armonico fatto in quel modo lì. E perché io ve li faccio anche così, quindi anche se suoniamo l'ukulele, perché avendo preso un modello di riferimento di giro armonico, lo porto fino alla fine. In questo modo sono sicuro di potervi far fare tutti gli accordi maggiori, minori e di settima anche, perché gli accordi di settima sono molto usati, diciamo, nella musica. Quindi nelle canzoni accordi maggiori, minori e maggiori di settima sono i più usati, le tre tipologie di accordi più usati con le quali veramente ci fate quasi ogni canzone. Ma chiudiamo una volta per tutte questa parentesi che riguarda il perché dei giri armonici. Quindi impariamo invece i quattro accordi di oggi che appartengono al giro di Sol. Quindi, solito meccanismo, allora scala di Sol: Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol più alto. Poi, quindi, i quattro accordi saranno: primo accordo, Sol maggiore, quindi primo grado, poi Sol, La, Si, Do, Re, Mi, sesto grado, quindi Mi minore. Terzo accordo sarà sul secondo grado, quindi Sol, La, quindi sarà un La minore. E infine il quarto accordo, costruito sul quinto grado, quindi Sol, La, Si, Do, Re, sarà un Re maggiore settimo. Quindi avremo
Sol, Mi minore, La minore e Re settimo. Quindi ecco i nostri bei quattro accordi. Abbiamo il Sol, che poi vedremo da vicino, il Mi minore, il La minore ed il Re settimo. Sol maggiore, quindi sulla prima corda al secondo tasto con il medio, poi seconda corda, terzo tasto con l'anulare, terza corda, secondo tasto con l'indice e quarta corda libera. Sol maggiore. Mi minore. Prima corda, secondo tasto ma con l'indice, seconda corda, terzo tasto con il medio, terza corda, quarto tasto con l'anulare, quarta corda libera. Mi minore. Poi La minore, quindi prima, seconda e terza corda libere, quarta corda con l'indice sul secondo tasto. In questo caso lo facciamo così, La minore lo avevamo già visto sul primo giro armonico, ma qui lo facciamo così per l'accordo successivo, quindi La minore, fatto così, poi Re settimo. Il Re settimo io consiglio di farlo così, con un barré al secondo tasto e poi sulla prima corda al terzo tasto con il medio, Re settimo. In alternativa lo si può fare anche così, si prende la posizione del Re classica, quindi con queste tre dita al secondo tasto, e sulla prima corda invece con il mignolo al terzo tasto, praticamente schiacciamo gli stessi tasti di prima ma in altro modo, quindi o così oppure barré e Re settimo. Vediamo ora come passare da un accordo all'altro, quindi partiamo dal Sol, dal Sol andremo al Mi minore in questo modo, basterà scivolare, alzare questo dito, quindi lo facciamo scivolare su questa corda e su questo tasto e poi di conseguenza passeremo sul Mi minore. Poi passaggio dal Mi minore al La minore, quindi alzeremo questo dito, l'indice, e lo sposteremo qua e poi camminata e ci siamo. E da qui il passaggio sul Re settimo, basterà andare giù con questo dito da questa posizione, metterlo in barré e via. E siamo sul Re settimo, oppure se usate l'altro modo, da qui terrete giù questo dito, metterete giù questi e anche il mignolo per fare il Re settimo. Poi diciamo, se lo fate così, per tornare sul Sol basterà mettere giù questo e ci siete. Se invece arrivate dal Re settimo fatto in questo modo, questo dito lo fate scivolare in avanti e ci siete. Veniamo ora all'esercizio vero e proprio, quindi valzer. A tempo di valzer faremo il giro armonico. Lo strumming è uno solo, ma vi proporrò tre modi per farlo. Poi, quindi a seconda della vostra mano e di come vi trovate meglio, avrete tre modi diversi per fare questo strumming. Poi ci sarà anche un fingerstyle solo, quello si fa in un modo solo. Quindi vediamo come fare questo tempo valzer. Se avete presente il valzer, diciamo ci sono due grossi esponenti del valzer, ed è la scuola del liscio e la scuola del valzer viennese. Uno è più dritto e squadrato, quello del liscio, e l'altro è un po' più allungato, quindi, ma in comune hanno che sono dei movimenti, diciamo, con il tempo a tre, diciamo, sarebbe un 6 ottavi, ma lo possiamo vedere anche come delle terzine. Quindi immaginatevi due terzine
ogni accordo, quindi pam 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 pam, 1 2 3 1 2 3. Quindi ogni accordo farete 1 2 3 1 2 3. Quindi sull'uno della terzina andrà fatto l'accento. Questo è lo strumming, quindi ve lo faccio sul Sol, lo faccio nella prima modalità, quindi il tempo sarà sempre, quindi potremmo fare, quindi primo colpo della terzina con il pollice, dando un po' d'accento, ovviamente sarà il colpo più forte il primo della terzina, e poi daremo i due colpi in su molto leggeri con l'indice. Se lo fate alla modi valzer viennese, diciamo, è. Con i due colpi in su un po' trascinati. Se la fate alla modi liscio, dovreste stoppare gli accordi, cioè i due colpi in su dovreste stopparli, quindi per far sentire questi colpi staccati, quindi ora li faccio prima modalità, seconda modalità utilizzate solo l'indice, però farete. Tra l'altro, se lo volete stoppare, se usando solo l'indice è molto facile stoppare, quindi perché quando tornerete giù per dare l'altro colpo con il palmo, praticamente faccio così e dopo torno giù, lo appoggio appena senza dare il colpo, ma quindi terzo modo per fare sempre questa cosa, dare tutti i colpi in su, che lo potete fare sia con l'indice o anche con questo, quindi quindi ecco lentamente l'esercizio, ve lo suonerò e vi dirò il cambio degli accordi. Quindi si inizia con il Sol, Sol, Mi minore, La minore, Re settimo. Ok, quindi ora lo proviamo assieme molto lentamente. Vi darò due terzine, vi conterò 1, 2, 3. 1, 2, 3 e poi si parte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Sol. Mi minore. La minore. Re settimo. Sol. Mi minore. La minore. Re settimo. Ancora Sol. Passiamo ora al fingerstyle. Anche qui faremo il valzer praticamente, ma fatto con il pizzicato delle dita. Lo faremo utilizzando il pollice alternato, ma per chi avesse problemi a utilizzare il pollice, vi faccio vedere anche poi in alternativa come potete fare. Comunque, diciamo che il pollice si alterna tra terza e quarta corda, quindi e farà l'uno della terzina, quindi 1, 2, 3. E il 2 3 il zum pa pa zum pa pa,
lo faremo con l'indice ed il medio, rispettivamente indice seconda corda, medio prima corda. Se riuscite anche a stoppare, cioè fare le note staccate, quindi ve lo faccio sull'accordo di Sol. Per stoppare queste corde dovrete, praticamente quando tornate lì per dare il colpo, vi fermate un attimo, tornate un po' prima e quindi si smorza subito il suono, quindi farete il suono staccato, anziché fate, cioè date un colpo abbastanza forte, però lo staccate e quindi farete un, due, 3, poi cambiate. Oppure senza i colpi staccati va bene uguale. In alternativa, se non potete usare il pollice, l'indice sostituirà il pollice, quindi si alternerà tra terza e quarta corda e utilizzerete l'anulare, quindi sulla prima corda ed il medio sulla seconda e quindi farete così, lo faccio sentire sempre sull'accordo di Sol. Ecco quindi come dovrà suonare. E anche per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento con Giri Armonici. Mettete un bel like se avete trovato utile questo video. Vi ricordo anche che esiste il gruppo Facebook Ukulele Coach Academy, dove per chi desidera può mettersi alla prova. È un gruppo privato, quindi rimane tutto all'interno, una sorta di classe virtuale, dove potrete mettere la registrazione della vostra performance, dove provate a fare qualcuno di questi giri armonici, che sia con lo strumming o con l'arpeggio, e ricevere qualche consiglio per quanto possibile. Quindi vi aspetto alla prossima e per ora ciao!